Perché furono gli studenti e non i giovani in generale i protagonisti dei movimenti del 68? Mentre nel video precedente abbiamo risposto alla domanda perché il 68 è stato un evento globale e simultaneo, in questo cercheremo di capire perché le proteste nacquero nelle università e non da un'altra parte. Bene, il secondo dopoguerra, al contrario del primo, aveva inaugurato una nuova età dell'oro, quasi 30 anni di crescita economica mondiale ininterrotta, dal 45 al 73. Vale un po' meno per l'Italia, ma il concetto rimane quello. Soprattutto in Giappone, Europa e Nord America, molte famiglie della classe media e in alcuni casi anche di quella operaia erano riuscite a ottenere un surplus economico pur reggendosi su lavori umili. Questi soldi vennero poi reinvestiti nell'istruzione dei figli, sui quali puntarono per un riscatto sociale. Quindi, soprattutto grazie alla spinta dei ceti medio-bassi, aumentò in maniera esponenziale l'aspirazione al diploma e alla laurea, proprio perché venivano visti come titoli che davano accesso a posizioni di prestigio e che permettevano l'elevazione del proprio status sociale. L'istruzione, il famoso pezzo di carta, all'epoca molto più di oggi, aveva una certa rilevanza, perché era lo strumento principale con cui si legittimavano posizioni di maggior prestigio e potere. Però qual era il problema? Il problema era che la modernizzazione accelerata del boom economico stava portando a una massa sempre più numerosa di studenti che non era in grado di essere assorbita dalle università, perché erano università d'élite, erano università a numero chiuso. Già durante i primi anni 60 si cercò di risolvere questo problema abolendo il numero chiuso in molte facoltà o, come successe soprattutto in Francia, creando nuovi atenei in aree periferiche. Però rimaneva sempre un problema. Queste misure erano venute incontro alla richiesta di una maggiore offerta, ma avevano peggiorato la situazione delle università, che vedeva da una parte una popolazione in rapida crescita e dall'altra delle strutture accademiche totalmente inadeguate a sostenere questa crescita. Se da una parte la liberalizzazione degli accessi e l'aumento delle strutture permise una crescita senza precedenti delle iscrizioni un po' in tutti i paesi occidentali, dall'altra la massificazione dell'istruzione universitaria produsse una svalutazione del titolo accademico, che quindi a questo punto molto più difficilmente poteva essere utilizzato come uno strumento di prestigio e distinzione sociale. Questo declassamento dei titoli accademici ovviamente fu vissuto dall'intera massa degli studenti universitari e, in quanto esperienza comune, contribuì a farne una generazione sociale, cioè una generazione a parte, a sé stante. Ed è proprio da questa divisione, generazione del 68 e generazione dei padri, che prendono le mosse alcune interpretazioni di storici e intellettuali, come ad esempio Pasolini, che vedono questa divisione come una contrapposizione, come uno scontro generazionale. Non è d'accordo con questa visione il sociologo Pierre Bourdieu, che dice: no, guardate, sì, è vero che c'è uno scontro generazionale, ma è marginale. Infatti è vero che questa generazione condivide l'esperienza del declassamento del titolo di studio, ma affronta i problemi che derivano da questo in maniera diversa a seconda della posizione sociale. Per gli studenti di estrazione sociale elevata, la svalutazione del titolo accademico poteva avere ripercussioni sul prestigio, ma non sul loro collocamento sociale, che era garantito dal capitale economico e sociale della loro famiglia e che gli permetteva di far valere in maniera maggiore di altri il titolo di studio sul mercato del lavoro. I problemi più grandi riguardavano invece gli studenti provenienti dalla piccola e media borghesia e, in misura minore, anche dal proletariato, che di solito aspiravano a titoli di studio tra virgolette nuovi, cioè sociologia, economia, scienze politiche, perché erano più accessibili di quelli tradizionali e, per via del declassamento, sempre meno potevano avere la garanzia di un accesso a posizioni di prestigio. Questo provocava un senso di frustrazione che era percepito anche ai livelli più bassi del personale docente, come ad esempio gli assistenti, che nell'ultimo periodo erano cresciuti enormemente di numero per fronteggiare l'espansione dell'università, senza però
avere degli sbocchi di carriera. Infatti non erano stati creati dei meccanismi che permettessero loro di proseguire la carriera accademica. Anche per queste categorie, il deficit tra aspettative e reali possibilità di aspirazione professionale provocò un forte senso di scoramento e delusione, che a sua volta portò ad atteggiamenti di solidarietà e in alcuni casi anche di partecipazione alle proteste studentesche. Tutte queste tensioni esplosero quando gli studenti e il personale accademico si resero conto che il gioco non valeva la candela. Avevano sì avuto accesso al sistema universitario, ma a un prezzo molto alto.